Mediterraneo. Sulle onde di questo mare l'uomo ha incominciato a navigare, ha imparato a conoscere e a conquistare il mondo. Dall'incontro di popoli diversi e dalla fusione di più costumi è nata una sola grande civiltà, la cultura mediterranea. Sembrerebbe difficile comprendere come un genere musicale come il jazz, nato ed evoluto oltreoceano, si sia ben inserito nella cultura mediterranea. È proprio qui in Calabria, al centro del bacino del Grande Mare. Il jazz, come è noto, è musica dai confini molto incerti, come incerta è la stessa origine del termine. Jazz probabilmente deriva dal francese jazzer, che significa fare rumori. Durante il viaggio nel tempo e nello spazio, questi rumori, ci piace continuare a chiamarli così, si sono trasformati, si sono contaminati di suoni mediterranei. Questo momento di sintesi diventa il filo conduttore di Rumori Mediterranei, il festival jazz che si svolge ogni anno a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Il Festival Internazionale del Jazz a 12 anni nasce nel 1981. I primi ad esibirsi il trio Gianluigi Trovesi, Paolo Damiani, Gianni Cazzola, l'Harold Singer Quartet, Randy Weston solo al pianoforte e il quartetto del sassofonista Gianni Basso. Il pezzo forte dell'anno successivo è la presentazione di un'orchestra inedita nella quale confluiscono i migliori solisti italiani. A Cazzola, Trovesi e Damiani si aggiungono Maurizio Gianmarco, Massimo Urbani, Enrico Rava e poi Massimo Donà, Luca Bombini, Giancarlo Schiaffini, Franco D'Andrea. Il 1983 è ricco di presenze notevoli, il coro di Gerardo Iacoucci, il quartetto mediterraneo, il Traditional Jazz Studio di Praga, il gruppo Praxis, il quartetto di Misha Mengelberg, Anne Benning, George Lewis, Renato Geremia, il sestetto di Bruno Tommaso con Paolo Fresu ospite, una formazione composta da Michel Portal, Claude Barthélemy, Jean-François, Jenny Clark con Paul Rutherford e Tony Oxley, e poi Antonello Salis, Carl Berg e il Woodstock Music Workshop. Al festival del 1984 partecipano tra gli altri Kenny Drew, il quintetto con Don Cherry, Abdullah Ibrahim e il trio di Steve Lacy. Per la prima volta compare la denominazione Rumori Mediterranei. Ad organizzare il festival, sin dal primo anno, è l'Associazione Culturale Ionica, di cui è presidente il senatore Sisinio Zito. Possiamo parlare di Roccella Jazz come laboratorio di un nuovo genere musicale, il jazz mediterraneo? Una bella domanda questa, jazz mediterraneo. Pensi che nel, mi pare, 83 abbiamo addirittura organizzato un convegno su questo argomento. Anzi, addirittura abbiamo avviato una ricerca. Io posso esprimere la mia opinione personale, che è questa. Mi pare difficile continuare a considerare il jazz come musica afroamericana legata al contesto geografico in cui è nata e si è sviluppata. Mi pare che il jazz oggi sia diventato una sorta di linguaggio musicale internazionale, capace quindi, come dire, di utilizzare, di assimilare i più vari materiali musicali e naturalmente ivi compresi quelli provenienti dall'area mediterranea. A parte il fatto che secondo qualche studioso il jazz e la musica popolare mediterranea hanno un sottofondo comune di carattere arabo. Ma a parte questo, ecco, io non vorrei che il titolo del nostro festival, Rumori Mediterranei, venisse considerato una sorta di camicia di forza, nel senso che si fa un festival per far o tentare o ricercare questa entità chiamata musica jazz mediterranea. Vuole essere il titolo una sorta di provocazione, nel senso che non vogliamo fare una rassegna come tutte le altre. Del resto quest'anno il festival è stato dedicato a Ulisse e l'arco. Ulisse è un mito mediterraneo, uno dei grandi miti mediterranei, ma è nello stesso tempo l'uomo che ricerca, che esplora. E il nostro festival vuole essere innanzitutto un festival di ricerca, di esplorazione. E sembra che la pensino così anche alcuni compositori ed alcuni critici che abbiamo sentito proprio durante il festival di Roccella. Ascoltiamo. Un nuovo genere di jazz? No, il jazz è una musica in progress, è una musica in evoluzione, per cui di anno in anno, di manifestazione in manifestazione, si evolve, si concreta in linee diverse. Roccella è uno dei punti in cui certe idee riescono a coagulare forse meglio di altre.
io non porrei innanzitutto una grossa differenza. Il jazz è una musica che nasce da contaminazioni e si sviluppa sempre attraverso delle contaminazioni. Qui noi siamo nei paesi del bacino mediterraneo che per tradizione storica, culturale, sono abituati a tutta una serie di scambi grazie al mare sul quale si affacciano, scambi culturali, commerciali, e quindi è giusto che a questo punto la musica che ascoltiamo qui a Roccella risenta maggiormente di determinate influenze etniche e geografiche. Però è una contaminazione anche quella, contaminazione mediterranea. Le definizioni sono una grossa trappola. Viene chiamata musica mediterranea, in realtà penso che sia una musica che può arrivare a tutte le persone che sono cresciute nel nostro ambiente e che questi suoni li hanno dentro sin da quando sono piccoli. Poi si può etichettare mediterranea, ma probabilmente un'etichetta che morirà e la musica resterà come sempre. Un fatto è certo, il jazz è musica universale, musica libera, musica creativa, che piace moltissimo ai giovani. Negli ultimi anni sono sorte in Calabria alcune associazioni, circa una decina, e tra queste vi è un'associazione che è una vera e propria casa di produzione. Non solo raggruppa appassionati della musica jazz, ma cura il curriculum musicale dei musicisti che vogliono affermarsi. Questa associazione a Cosenza è Farnetica e Franco Caccuri è il direttore artistico di questa associazione. Caccuri, ci vuole parlare brevemente dell'attività e dei problemi, le difficoltà di questa associazione? Praticamente noi siamo in piedi da poco più di un anno. Abbiamo comunque subito tentato di caratterizzare il nostro lavoro in direzione di una produzione appunto di musica jazz e dintorni, non solo assemblaggio di concerti o di rassegne jazz, che comunque facciamo insieme ad altre associazioni che operano qui in città. Se devo esprimere magari anche un sogno proibito, una fantasia, il tentativo è quello magari un domani di elaborare una etichetta discografica, perché penso che per professionalità e competenze ci siano le condizioni anche qui in questa città, nel sud, e magari forse sarebbe la prima volta che al vertice di una struttura di questo tipo non c'è un avvocato oppure un ingegnere. Comunque le difficoltà sono enormi, perché c'è un silenzio totale e disattenzione da parte delle strutture pubbliche, al punto che noi siamo stati costretti a inventarci anche un luogo dove poter far suonare i musicisti che abbiamo l'intenzione di promuovere e poter consentire loro con agio di concentrarsi nel proprio lavoro. E a questo proposito vi inviterei proprio a fare una visitina nei nostri studi, anche per rendersi conto di persona di come nasce un brano di musica jazz, come si lavora in questa associazione. E noi abbiamo seguito preventivamente il suo consiglio, siamo andati nello studio K di Cosenza per vedere come alcuni giovani provano un brano musicale, come alcuni giovani improvvisano jazz. Appena tornati dal Festival di Roccella, il percussionista è Leonardo Vulpitta, cosentino, ricercatore degli strumenti più antichi. Alla chitarra due aste c'è Luciano Scalercio, in arte Lutheberg, figlio di un calabrese e di una svedese. Di lui dicono essere un chitarrista dalla tecnica raffinata, impetuoso ma sempre capace di costruire lucidamente un discorso melodico. È nato a Stoccolma, dove è rimasto fino a pochi anni fa, quando ha deciso di tornare nella terra natia. Poi l'incontro con Pino Daniele. Due anni fa, mi sembra, o tre anni fa, ho fatto un lavoro nello studio dove ci troviamo adesso, e ho fatto un mio masterino, provino. Pino Daniele l'ha sentito, mi ha raggiunto telefonicamente in Svezia, che stavo in Svezia per lavorare, stavo lavorando in teatro, e insomma gli è piaciuto, mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo fare questo disco qui per la Freeland. E vuoi parlarci del tuo ultimo disco, quindi? Sì, si chiama Mountain's Breath, significa il respiro della montagna, è inciso per la Freeland, prodotto da Pino Daniele, è uno dei primi tre dischi di questa nuova etichetta
diciamo, fuori dal solito giro, insomma, con qualche coraggio in più, diciamo. Leonardo Vulpit, percussionista che suona insieme a Lutherberg, ha suonato, l'abbiamo ascoltato, a Roccella Ionica al Festival Jazz. Leonardo, che cos'è questo strumento, come si chiama e che cosa rappresenta? So che c'è una filosofia quasi attorno a questo strumento. Allora, questo qui si chiama Bayan e questo si chiama Dayan. È uno strumento indiano che, unendo Dayan, Bayan che vuol dire sinistro e Dayan che vuol dire destro, fanno le tabla. Le tabla sono uno strumento probabilmente più evoluto sul piano percussivo di tutte le culture popolari del mondo. Vengono dall'India, non quella degli indiani Cheyenne, ma proprio l'India, e in particolare l'India settentrionale. Sono uno strumento difficilissimo che per suonare bisogna sputare, come si dice, lacrime e sangue, ma estremamente suggestivo, perché è il massimo della concentrazione, dell'autotrance per suonare questo strumento. Il sinistro sarebbe inversamente collegato all'emisfero cerebrale destro e presiederebbe genericamente al senso di terra, di animalità, di senso. Il destro invece si chiama Dayan. È il soffio del pensiero, l'improvvisazione, il rigore metrico. Bene, vogliamo continuare ad ascoltare questo strumento accompagnato dalla chitarra di Lutherberg. Abbiamo visto dunque che il jazz ha trovato terreno fertile in Calabria. Cominciano a venire fuori giovani tecnicamente preparati. Ma, senatore, possiamo dire che il Festival di Roccella abbia in qualche modo influito nel percorso di formazione di questi giovani? Ma non lo so, questa forse è una domanda da rivolgere agli addetti ai lavori. Io non sono un esperto di musica jazz. Quello che mi sento di dire è che il Festival di Roccella ha un grande merito, quello di essere un luogo di incontro, di confronto, di ricerca, di sperimentazione, come ho detto prima. Tra l'altro credo che siamo, se non l'unico, uno dei pochissimi festival che commissiona delle composizioni originali a musicisti, anche musicisti giovani. In questa ultima edizione addirittura abbiamo ascoltato la composizione di un giovane musicista romano, Spadoni, che ha vinto un concorso che noi avevamo indetto l'anno passato. Abbiamo fatto negli anni passati e riprenderemo col prossimo anno anche dei seminari. Abbiamo fatto, anche questo mi pare di averlo già detto, anche delle ricerche. Ecco, tutto questo insieme di cose mi pare che possa essere considerato come avente una certa influenza sull'iter artistico di alcuni o di molti dei musicisti a cui si riferisce. La storia del festival continua. Nel 1985 il festival è inserito nel calendario dell'anno europeo della musica. Presenti artisti molto noti come Tony Oxley e la sua Workshop Band, il duo d'Andrea Mangeldorf, Carla Bley e la sua Un-American Big Band. Ritorna Tony Oxley nel 1986 e con lui il trombettista Palle Mickelborg e il sassofonista Charlie Miliano. Nel 1987 Charlie Aden e la sua Liberation Music Orchestra, il mitico Muel Richard Abrams e il suo gruppo con il batterista Andrew Thrill e il sassofonista norvegese Jan Garbarek. La novità del 1988 sono l'orchestra New Talents diretta da David Murray, la produzione originale La Cantata del Fiore con la musica di Nicola Piovani, Sotto un cielo diverso scritto da Damiani e Trovesi, eseguita dalla Emotion Orchestra, e poi il duo Dejonette Surman, Cecil Taylor, Ornette Coleman e il suo Prime Time.
Con il 1989 comincia il racconto della follia. Sono presenti il trio di Maurizio Gianmarco con Enrico Rava ospite, il duo Evan Parker, Dave Holland e la Vienna Art Orchestra diretta da Matthias Ruegg, il New Talents, il Toscana Jazz Pool Ensemble, il gruppo Ciccoria, George Russell. Nel 1990 sono a Rocella Oliver Lake, David Murray, Amsterdam String Trio, Franco D'Andrea, Luis Agudo, Pasquito Di Rivera. L'anno scorso, grande successo di Steve Lacy, Barry Guy and the London Jazz Composer Orchestra, Ermeto Pascal Gruppo e poi Roberto Gatto in quartet. Qual è il criterio con il quale vengono scelti ogni anno gli artisti che presenteranno opere a Rocella? Beh, innanzitutto c'è da dire che esiste un comitato artistico a cui naturalmente competono le scelte. Io mi guardo bene naturalmente all'intervenire, io sono informato per ultimo di quello che questi amici del comitato artistico hanno deciso. Naturalmente molto dipende dalle disponibilità che ci sono ogni anno, ovviamente disponibilità finanziarie, disponibilità dei gruppi a venire a Rocella. Però io vorrei sottolineare questo fatto. Ecco, il comitato artistico si muove ogni anno su una linea ben precisa, che è quella di mantenere e se possibile accentuare questa identità particolare di questo Festival Jazz di Rocella. Io non so se posso fare questa considerazione. Insomma, Rocella è un piccolo paese periferico di una regione che è la più periferica di tutto il paese. Noi avevamo due strade. La prima, quella di fare una delle solite rassegne jazz, come ce ne sono tante in Italia e in Europa, ma naturalmente avremmo fatto una rassegna jazz, come dire, non dico di infimo ordine, ma certamente non di primissimo piano, avendo meno mezzi e più difficoltà rispetto ad altri. L'altra strada è invece quella di fare qualche cosa di nuovo, da qualche punto di vista anche di provocatorio, di offrire, come ho detto, un'occasione, uno spazio di incontro, di creatività, di sperimentazione. Ecco, questo costituisce l'identità del Festival di Rocella e la Commissione ogni anno sa che deve andare avanti in questa direzione. Sembra che questa identità sia quella di portare, di dare la corsia preferenziale alle composizioni originali. Ah certo, senz'altro. In questa ultima edizione abbiamo avuto, dunque mi faccia pensare, questa composizione di Spadoni, che è risultata vincitrice del concorso. Abbiamo avuto una suite, anche questa originale, di Paolo Damiani, e abbiamo avuto anche delle composizioni originali di quel grandissimo jazzista che è Kenny Wheeler. Ecco, mi pare che da questo punto di vista anche quest'anno abbiamo tenuto l'impegno di non fare un festival, come dire, scontato. E vediamo di dare un'immagine più completa di questo festival. È spettato a Giollovano aprire il sipario di Rumori Mediterranei nel 1992. Il sassofonista italo-americano ha incontrato musicalmente la pianista romana Rita Marcotulli. Chiarissima la matrice dell'italo-americano, evidente l'impronta di George Benson e Miles Davis, anche se il modo di trasgredire i suoni si rivela tutto originale. La frenesia è venuta fuori quando Lovano si è esibito in quartetto con Tom Harrell alla tromba, Anthony Cox al contrabbasso e Jeff Williams alla batteria, una ritmica prepotente che ha rievocato momenti storici dell'anima black. Thank you.
E l'avventura concertistica continua all'insegna della sperimentazione dei suoni, dapprima con il duo Paul Motion ed Enrico Pierannunzi, entrambi noti da solisti ma tesi alla prova insieme, e poi con l'incontro Europa-Asia-America che ha permesso a tre continenti di comunicare tra loro ed insieme di comunicare con il mondo intero. La prova viene dal trio composto da un europeo, il sassofonista inglese Andy Shepard, il violinista indiano Shankar ed il brasiliano Naná Vasconcelos alle percussioni. Canadese Kenny Wheeler ha suonato con la sua magica tromba in una band di 10 musicisti, anche questa volta un progetto originale fatto apposta per questo festival, intitolato Senza Scilla e Cariddi. Tutto il festival è intitolato a Ulisse e l'arco. Ulisse quindi qui è l'archetipo del viaggiatore, del musicista che cerca, del musicista che sperimenta, che non si ferma mai, e l'arco in questo senso è lo strumento che lo aiuta quindi a produrre le proprie imprese e in questo caso a produrre il proprio suono. Quindi, continuando con questa metafora, Scilla e Cariddi sono due momenti emblematici, un momento forse di difficoltà, di attraversamento, e qui forse c'è anche un riferimento alla mia personale storia musicale. Si conclude con la musica narrativa. Nemmeno le immagini di un film avrebbero rappresentato meglio il mitico viaggio raccontato nell'Odissea. Il titolo del brano è Ulisse e l'arco, composto da un giovane compositore romano, Roberto Spadoni. Si tratta di una suite in realtà, cioè un assemblaggio di 9 pezzi, 9 brani, che passano per atmosfere molto diverse. Questo perché c'è un riferimento sia all'esperienza, al viaggio, per cui al personaggio di Ulisse, sia in delle parti in cui degli strumentisti rimangono da soli con il loro strumento, si allude a questo tema Ulisse e l'arco, per cui il rapporto dell'uomo e lo strumento, tutto ciò che ne può scaturire. Il progetto originale è eseguito dai 14 musicisti dell'orchestra Tre Passi nel Delirio. A dirigerla lo stesso Spadoni. Vorrei aggiungere anche che questa non è un'orchestra jazz qualsiasi, ma un'orchestra molto particolare, perché vede il violoncello, il violino, appunto il corno, la fisarmonica, due voci impegnate, per cui in realtà è come se fosse un gruppo molto largo e non si può più parlare di sezioni e di gruppi appunto di sezioni orchestrali che suonano una con l'altra, ma in realtà si tratta di 14 voci che si uniscono nella musica, e questa è una parte molto affascinante secondo me, e c'è un grosso richiamo appunto melodico alla musica mediterranea.
Rocella pensa al futuro. Il concorso per i giovani compositori non sarà più soltanto nazionale, ma guarderà oltre frontiera. E inoltre Rumori Mediterranei prenderà possesso del nuovo auditorium ai piedi del castello di Carafa, affondato tra le rocce e gli ulivi del Mediterraneo. Ma Rocella guarda anche al futuro del jazz. E questo è il jazz rock di Mike Stern e Bob Berg, due ex Davisiani, aggressivo ed accattivante, e un jazz che fa sentire le nuove tendenze che vengono da oltreoceano. Ancora una volta il jazz, venuto da lontano, viene a fondersi con la grande civiltà dei popoli di quel mare chiamato Mediterraneo. Thank you.